tema che comparirà diverse volte nel Nuovo Testamento. Ed è il tema del figlio dell'uomo. Vedremo qual è il testo fondamentale, cioè dove nasce questo titolo che poi diventerà titolo messianico e cristologico. Faremo una breve spiegazione di questo brano e poi daremo un'occhiatina come questo testo, questa espressione, si evolve nell'intertestamento e poi come viene adoperato dal Gesù dei sinottici, su quali tematiche e con quale fisionomia. Perché ricordiamoci che alla fine del mondo, nella parusia, quando cioè par eimi, quando ritorna, parusia, quando ci sarà il ritorno di Gesù, Gesù apparirà a noi come figlio dell'uomo. Che cosa vuol dire? Ecco, noi cercheremo questa mattina di fare questo percorso biblico-teologico per entrare dentro al valore, al significato di questa espressione. Allora, no, le nostre tappe sono fondamentalmente tre: la lettura del testo e la comprensione del testo, una breve indagine per quanto riguarda l'intertestamento e per quanto riguarda poi l'espressione figlio dell'uomo nei sinottici. Incominciamo la linea 16 dove io spudoratamente vi ho fatto il riassunto dei primi versetti in una riga per evitarvi la noia infinita di vedere questa visione dove vengono descritte quattro bestie che sorgono dal mare. Daniele vede il mare Mediterraneo e vede che sorgono queste quattro bestie dal mare Mediterraneo. Queste bestie sono un leone, lui dice una bestia simile a. Noi tagliamo corto come i bambini, e c'è un leone, un orso, un leopardo, e poi vede una bestia veramente misteriosa. Perché? Perché ha diverse teste sul groppone, invece di averne una sola, e poi ha 10 corna. Si vede che la moglie non gli era fedele, ma non importa. E poi, a un certo momento, non contenta questa bestia di avere 10 corna, gliene spunta un altro cornetto piccolino, ma non dice dove. Gli spuntano dove ha queste corna? Sulle teste? Beh, è un po' difficile, 10 diviso 3, sì. Sarebbero 3 corna a testa, ma una testa ne ha 4. E poi questo undicesimo cornetto, dove gli viene fuori? Sulla coda? Lo sappiamo. È una visione onirica, non cercate nella realtà questo tipo di cose. Al versetto 9 siamo alla linea 17. È Daniele che parla. Io continuavo a guardare quando ecco furono collocati troni, vedete che non dice dove. Lui ha questa visione, vede il mare Mediterraneo, la costa della Palestina, queste quattro bestie, l'ultima con le caratteristiche che abbiamo detto, più teste, 10 corna più l'undicesimo. E poi improvvisamente in questa visione dice, furono collocati i troni, non specifica dove, è un sogno. E voi sapete che nei sogni non si vede tutto. Quando noi infatti raccontiamo i sogni,
Siamo anche un po' in imbarazzo perché dobbiamo dire delle cose che abbiamo per davvero sognato, ma che sono irreali. Poi improvvisamente è capitato così, cosa che nella realtà non può succedere. E va bene, più o meno la stessa cosa è capitato qua. Io continuavo a guardare quando ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. E qui entriamo nel codice cromatico. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Ovviamente è il buon Dio. Il suo trono era come vampe di fuoco con le ruote come fuoco ardente. Comincia ad operare il come e quando c'è il come è finita, perché non è così, è più o meno così. Il suo trono era più o meno come vampe di fuoco, con le ruote più o meno come fuoco ardente, era un'astronave, non lo so. Ora teniamo presente alcuni simboli che poi non spiegherò, ma vale la pena fermarci a spiegarli adesso mentre leggiamo il testo. Tenete presente che il corno, in Oriente, Kerem, è simbolo di potenza, di forza. Ricordiamoci che in Oriente il forte non è il leone. Il leone è il crudele, ma il forte è il toro, perché ha le corna. E infatti quando il credente prega a Dio che lo liberi dai suoi nemici, lui vede i suoi nemici fortissimi e dice sono come tori di Basan, non dice leoni di Basan, tori di Basan. I corni dunque stanno ad indicare questa forza. E poi esce fuori un cornetto, più cattivo di tutti, cioè una realtà piccola ma tremendamente forte. Seconda cosa di tipo, chiamiamolo così, simbolico, abbiamo visto il codice cromatico di questo vegliardo che sta ad indicare Dio. E poi c'è il codice sempre simbolico dei troni. La parola trono sarebbe il nostro scranno regale, proprio la sedia. E ricordiamoci che Dio, quando deve prendere una decisione, si consulta con la corte angelica, miriadi e miriadi di angeli, ogni angelo il suo trono. Capite cosa significa collocare i troni? Significa preparare questa assemblea di angeli con cui Dio si confronta, chiede pareri e poi decide lui, ovviamente. Una descrizione di questa corte voi la potete trovare nei primi due capitoli di Giobbe, dove uno di questi angeli di Dio si chiama Satan. Satan è un angelo di Dio, al servizio di Dio. È un po' rompino, a dire il vero, ma è sempre un angelo di Dio. Un fiume di fuoco scendeva dinanzi a lui, irraggiungibile, perché un fiume d'acqua tu lo attraversi, ma un fiume di lava tu non lo attraversi. Questo era il fiume che sgorga davanti a Dio, per cui nessun essere umano lo può raggiungere. Gli è chiara l'idea. 1.000 migliaia, sottinteso di angeli, quelli per i quali sono stati preparati i troni, lo servivano. E 10.000 miriadi, si perde il conto dei zeri, per loro 10.000 miriadi, non so se avete mai visto voi il film Miracolo a Milano. Ecco, a un certo momento questa guerra tra poveri, e poi tutti quanti salgono in cielo con le scope.
E a un certo momento, in questa guerra tra poveri, uno dice, io mi faccio dare, non mi ricordo più il nome del protagonista, mi dare, e quell'altro, anch'io, e giù, 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 e l'altro replica, e di più, di più, di più, di più, e l'altro, e io, più uno, se vi ricordate. Cioè, si arriva a queste cifre immense, che sembrano insuperabili a livello numerico, eccolo qua. Queste mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Questi libri non sono nel Nuovo né nell'Antico Testamento, ma sono i libretti che portano il nome di ciascuno di noi. Ognuno di noi ha un libretto per di là. Quello che ci diceva la nostra mamma, cioè che Dio scrive le cose buone e le cose cattive, nasce da questo tipo di lettura, che i preti facevano come catechismo ai nostri genitori, nonni, bisnonni, eccetera. Allora, aprire i libri significa iniziare il giudizio. Tu chi sei? Io sono Renato De Zan, portami qua il fascicolo, vediamo. Chiaro? Quindi noi ci troviamo di fronte a una seduta solenne del Tribunale di Dio. Questo lo potevano dire, si tratta di una seduta solenne per il tribunale, del Tribunale di Dio, in una frasetta breve. No, abbiamo adoperato sei stichi, per te, sei versi poetici. Continuai a guardare a causa delle parole superbe che quel corno, il piccolino, proferiva, e vidi che la bestia fu uccisa e il suo corpo distrutto e gettato a bruciare sul fuoco. Alle altre bestie fu tolto il potere e fu loro concesso di prolungare la vita fino al termine stabilito di tempo. Diciamo che è misterioso, no. Noi arriveremo fino in fondo e vi accorgerete che non c'è niente di misterioso. Guardando ancora, provate ad osservare, alla linea 17 c'è il verbo guardare, alla linea 22 c'è il verbo guardare, alla linea 25 c'è il verbo guardare. Siamo ancora dunque in questa visione onirica. Sta sognando? Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco apparire sulle nubi del cielo uno simile ad un figlio di uomo. Eccolo qua. Giunse fino al Beliardo e fu presentato a lui. Se notate, questo figlio di uomo non viene dal mondo degli uomini, non viene dal mar Mediterraneo come le bestie, ma viene dalle nubi, cioè è un essere celeste. Fu presentato a lui, al Beliardo, che gli diede potere, gloria e regno. Ma queste tre parole stanno ad indicare che il figlio dell'uomo o figlio di uomo è un sovrano, perché solo al sovrano si danno queste tre cose, il potere, la gloria e il regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue, lo servivano. Servivano chi? Il figlio dell'uomo, figlio di uomo. Il suo potere è. Provate ad osservare il cambio dei verbi. Daniele sta narrando, e allora alla linea 26 avete un giunse, passato remoto, cosa avvenuta nel passato, sta raccontando un sogno. Adesso, linea 28, non sta più raccontando un sogno, il verbo è al presente. Il suo potere è un potere eterno, non il suo potere era un potere eterno, cioè vi sto descrivendo ciò che ho visto nel sogno,
No, qui lui è uscito, sta parlando dell'adesso. Il suo potere è un potere eterno che non tramonta mai e il suo regno è tale che non sarà mai distrutto. Questa dicitura, io non vi ho messo il testo perché volevo far stare tutto quanto in due fogli, ma questa dicitura è la dicitura che voi trovate nella profezia messianica di Natan a Davide nel secondo libro di Samuele, capitolo 7. Dunque, questo figlio di uomo viene presentato dal libro di Daniele come una figura messianica. Come il Messia ha un regno eterno che non tramonta mai, e il suo regno non sarà mai distrutto, mentre di là, in 2 Samuele 7, si dice il suo regno durerà per sempre, c'è questa variante, si sta a dire allora, queste cose stanno a dire, che questo figlio di uomo è un altro volto del Messia. Io, Daniele, mi sentii venir meno le forze, tanto le visioni della mia mente mi avevano turbato. Mi accostai ad uno dei vicini e gli domandai il vero significato di tutte queste cose, ed egli me ne diede questa spiegazione. E qui ci fermiamo ancora un momentino, perché se notate non è solo Daniele che vede queste visioni, ci sono altri che la vedono. Solo che lui è un crapone che non capisce niente, gli altri invece capiscono. E lui si rivolge a uno di questi che hanno capito. È un ammenicolo letterario, è una specie di trucco letterario, perché lui non ha visto niente, sta solo scrivendo. Le quattro grandi bestie rappresentano quattro re che sorgeranno dalla terra, ma i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per secoli e secoli, cioè sempre. Dunque, queste quattro bestie che abbiamo visto prima sono dei re. Tenete presente la personalità corporativa. Il re rappresenta il regno. Dice però il vero potere non ce l'hanno loro, ce l'ha il popolo di Israele, i figli, i santi dell'Altissimo. Volli poi sapere la verità intorno alla quarta bestia, questo mostro, che era diversa da tutte le altre e molto terribile, che aveva denti di ferro e artigli di bronzo e che mangiava e stritolava e il rimanente se lo metteva sotto i piedi, lo calpestava. Madonna, che macello! Intorno alle 10 corna che aveva sulla testa, intorno a quell'ultimo corno che era spuntato e davanti al quale erano cadute 3 corna, e del perché quel corno aveva occhi e una bocca che... Madonna! Mi è voglia di dire, ma perché scrivi queste cose? Noi non siamo abituati ad avere questa visione, diciamo, fantastica della realtà. Siamo stati inghiottiti dalla mentalità razionalistico-scientista del 700 e dell'800 e abbiamo perso la poesia. Loro la poesia non l'avevano persa. Intorno, siamo alla linea 35, intorno alle 10 corna che aveva sulla testa, intorno a quell'ultimo corno che era spuntato e davanti al quale erano cadute 3 corna, ed è perché quel corno aveva occhi e una bocca che parlava con alterigia e appariva maggiore delle altre corna, ma come se era più piccolo. Era l'ultimo, l'undicesimo corno. Adesso improvvisamente diventa maggiore delle altre corna. È cresciuto in fretta. Ed infatti così è, quando decifreremo questo codice diremo, beh, la descrizione è giusta. Io intanto stavo guardando e quel corno muoveva guerra ai santi dell'Altissimo e li vinceva, finché venne il Beliardo e fu resa giustizia ai santi dell'Altissimo, e giunse il tempo in cui i santi dovevano possedere il regno.
Egli dunque mi disse. Chi è questo egli dunque mi disse? Quel tizio a cui aveva chiesto le spiegazioni. La quarta bestia significa che ci sarà sulla terra un quarto regno. Provate ad osservare il passaggio. Alla linea 31 si dice che le bestie rappresentano quattro re. E qui invece si dice che la quarta bestia rappresenta un regno, un quarto regno. Per quello prima vi dicevo, guardate, quei re sono una personalità corporativa, rappresentano il regno. Qui ne avete la dimostrazione. Un quarto regno diverso da tutti gli altri e divorerà tutta la terra, la stritolerà e la calpesterà. Le dieci corna significano che dieci re sorgeranno da quel regno e dopo di loro ne seguirà un altro, diverso dai precedenti re. Abbatterà tre re e proferirà insulti contro l'Altissimo e distruggerà i santi dell'Altissimo. Penserà di mutare i tempi e la legge. I santi gli saranno dati in mano per un tempo, più tempi e la metà di un tempo. Si terrà poi il giudizio e gli sarà tolto il potere, quindi verrà sterminato e distrutto completamente. Allora il regno, il potere, la grandezza di tutti i regni che sono sotto il cielo saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo, il cui regno sarà eterno e tutti gli imperi lo serviranno e obbediranno. Qui finisce la relazione. Io, Daniele, rimasi molto turbato nei pensieri, il colore del mio volto si cambiò e conservai tutto questo nel cuore. Ci avete capito qualcosa? Niente. Vi manca la chiave. E adesso tiriamo fuori la chiave.